Buonasera a tutti. Grazie per essere qui. Allora, grazie, io volevo subito ringraziare i due ministri che mi hanno veramente fatto l'onore di accettare di commentare questa presentazione, il ministro Dario Franceschini e il ministro Giancarlo Giorgetti. Grazie davvero di cuore ad entrambi e grazie speciale alla moderatrice, una giornalista che apprezzo molto, poi da napoletano devo ricordare che oggi noi del sud ci teniamo, e anche Santa Lucia, quindi benvenuti e auguri a Lucia Annunziata. Perfetto, alla quale cedo ovviamente la parola. Va bene, allora io vado velocissimamente, il libro è estremamente gustoso naturalmente, che ha aperto la serie del come eravamo, anche se soltanto 2 anni fa più o meno, e soprattutto ha aperto la serie di senza riserve, cioè raccontare le cose. Però Vincenzo, nonostante tutto, a chi conosce un po' le cose è evidente che non hai raccontato tutto, insomma, no? Cominciamo cioè, bene. Ma certo, perché dice adesso vi racconto tutto, poi improvvisamente il governo Conte, non so, 6 mesi prima, gli ultimi 6 mesi non si dice niente, no? Allora, così come il governo, soprattutto non dici se c'è stato un conticidio, ma questo non anticiperò le domande, soprattutto l'altro, il primo governo Conte finisce ancora prima, naturalmente, perché non c'è tutta la chiusura, c'è la crisi, eccetera, eccetera. Allora io approfitterei di questi due protagonisti per chiedergli, intanto volevo dirti una cosa. È un libro sincero, però è un libro bello, un libro sincero, un libro in cui ti metti molto in gioco. Tutta la parte dell'essere gay l'hai fatta molto bene in televisione e ti ho apprezzato, però per me sei sempre lo stesso, sono una di quelle persone che non pensa al gender, però hai fatto molto bene. Saltiamo questa cosa perché l'hai fatta al massimo livello con Fabio Fazio, che è appunto il cantore nazionale. E nessuna polemica, in tutto questo. Io faccio un'altra cosa, scusate. Vedo Salini, ci vediamo Giancarlo più adesso di quando lui faceva la D della RAI, anzi il direttore generale, che te la dice lunga di come ha fatto la RAI, però non era un complimento. Va bene, allora tutta la questione è... Tutta la questione adesso è quello di tentare di dire qualche cosa di più rispetto alle cose che tu hai lasciato. Perché secondo me c'è ancora su quei due governi, cioè come è finito Conte e come è finito il Conte 1 e il Conte 2, è strano che i due governi vengano giudicati per come finiscono, non per come iniziano, anche questo è molto interessante in politica, no? Poi c'è l'altra parte, il futuro, che faremo se permetti dopo. Allora, tu l'hai letto, no Giancarlo? Sì. Ministro, devo dire ministro. Se no non venivo, se no non leggevo. L'ha letto, l'ha tutto messo pieno di orecchiette, l'hai capito pure oltre ad averlo letto? Sì, anche se è di Afragola. È scritto sarà in italiano. Tutta così, quindi preparatevi, sarà un'ora così. Quindi... Però è fatta apposta, è voluta, quindi non... Però potevamo farla facile. A me mi ha detto che potevo dire esattamente tutto quello che pensavo, quindi mi ha dato un via libera che pochi mi danno, quindi va bene. No, l'ho letto, devo dire che è un libro vero, è un libro sudato, nel senso che secondo me ci ha messo tanto impegno, tanta passione, tanto amore in quello che è scritto. La parte migliore secondo me è la parte iniziale, perché poi quando si entra nella cronaca del nostro governo, del governo, diciamo così, giallo-verde e poi giallo-rosso, ecco, e sono episodi ovviamente molto interessanti, soprattutto, diciamo così, per i politici, però
La prima parte, quella diciamo così, dell'ingresso, cioè della passione politica, dell'iniziazione del mondo dei 5 Stelle, del successo, in qualche modo mi è piaciuta molto perché mi ci sono ritrovato un po' anch'io, una stessa traiettoria, lo stesso momento anche del successo inaspettato che noi abbiamo fatto, mi ricordo quando mi sono candidato nel 96, che era assolutamente inaspettato, il capire di giorno in giorno con l'affetto della gente che si andava oltre ogni tipo di aspettativa, ecco, quella è la parte secondo me veramente, veramente vera, quello che gli ha dato la sua famiglia, la scuola, e quindi secondo me è un bel libro, al di là di, diciamo così, dell'attualità dei due governi, perché in qualche modo si avvicina alla politica e anche e soprattutto la nobiltà della politica che viene riconosciuta, no? Il fatto che coraggiosamente si mette sopra la politica, non dico di professione, ma basata sull'esperienza, sulla conoscenza rispetto alla società civile che è tanto celebrata, che normalmente gli passa davanti, non si sa per quale bene motivo. Ecco, diciamo che secondo me è un libro di passione civile e passione politica, quindi come tale merita. Poi posso dirti una cosa, che adesso c'è proprio una frase che quando in qualche modo incroci Di Maio e dici questo è uno della mia terra, è uno che porta avanti, è la stessa cosa che ho pensato io quando ho visto per la prima volta Bossi, la stessa identica cosa, e quella frase lì me la sono segnata perché è un qualche cosa che è proprio distinto, cioè è un qualche cosa che ti viene dentro da dentro, non è ragionata, e ho detto bah, questa cosa qua proprio l'ho vissuta anch'io. Allora io dunque c'è una frase di Vincenzo in questa parte iniziale della formazione del governo Conte 1, che devo dire è un governo che nasce in un quadrilatero come il Conte 2, c'è il primo quadrilatero Salvini Giorgetti e c'è il secondo quadrilatero che è quello di del ministro, scusate un attimo, vabbè non mi importa, no? Va bene, del ministro Franceschini e di Orlando peraltro, quindi è tutto un quadrilatero e questi due governi, e questa è una delle belle, diciamo, delle belle lezioni della politica, e tutti questi due governi grosso modo nascono a casa di Vincenzo Spadafora, no? Per provare quanto poi la politica sia, come dire, larga. Ecco, lui dice che quando nominarono per la prima volta Salvini a quelli del Movimento 5 Stelle si sentirono i brividi. E un'altra cosa che racconta è questa storia di Pillon. A parte che a te fa un monumento, dice Giorgetti. È vero, dice che non sono simpatico. Fa un monumento. Salvo poi ti dice che capì come tutte le fidanzate così rigettate all'ultimo della relazione, capì che era finito il governo Conte 1 quando Giorgetti smise di rispondergli al telefono. Non sapevo che cosa dire. Fatto la sua parte nel raccontare. Franceschini, poi vengo a te, cioè non pensare che adesso cerco un po' di avere lui. Cioè, la tua parte nella ricostruzione di questo periodo nel rapporto con i 5 Stelle? Ma allora, prima di tutto, io ho fortemente voluto il governo con i 5 Stelle, anche se erano abissali le distanze, quindi anche ovviamente la difficoltà di mettersi insieme, per un motivo molto semplice: in quel casino post elettorale in cui sostanzialmente non si capiva come poter uscire da quella situazione di impasse, perché non c'era una maggioranza chiara definita dagli elettori, l'unica conclusione a cui si poteva arrivare era che se c'erano, come c'erano, due forze politiche che avevano vinto le elezioni, cioè c'era la percezione che avessero vinto le elezioni, erano esattamente ovviamente il Movimento 5 Stelle e la Lega. E quindi era giusto che provassero loro a fare questo tipo di governo, in mezzo a tante difficoltà, perché chiaramente 5 Stelle e Lega per definizione erano
l'antipotere, l'anti-establishment, e quindi mettere in piedi un governo di quel tipo lì era assai complicato, come lo è stato. E devo dire che però io penso che la storia alla fine non darà un giudizio così negativo di quel governo. Io penso che ovviamente avevamo un po' tutti contro, abbiamo avuto tutti contro, però alla fine quando si tireranno, diciamo così, le valutazioni a consuntivo, non sarà un giudizio, a mio giudizio, negativo. Poi la fine di quel governo inizia, e qui ha ragione Vincenzo, cioè a un certo punto, dopo le elezioni europee, che notoriamente nella storia repubblicana producono, diciamo così, abbastanza delle sfortune per quelli che le vincono, bisogna tendere a perdere le elezioni europee, come il campionato, dove è Gravina? Eccolo lì, quando vinci l'europeo poi ti va male ai mondiali, però lo dico così a scopo scaramantico. A quel punto lì, cioè, è chiaro che c'era una tensione, una competizione, un movimento politico che continuava a crescere nei consensi, l'altro movimento politico che continuava a scendere nei consensi. Era evidente che quel governo andava avanti, più andava avanti più faceva bene alla Lega, più faceva male al Movimento 5 Stelle, e quindi poi un po' di insofferenza oggettivamente nei due fronti. E a un certo punto credo che è stata una decisione di Salvini, ma c'è tutto il gruppo dirigente della Lega in qualche modo diceva: guarda che così non si può andare avanti, a questo punto si chiuda qui. Poi quello che non è detto, che non si può dire, è che ovviamente non è che non ci fossimo in qualche modo connessi con il Partito Democratico, che all'epoca era favorevole alle elezioni, ma che poi subito ha cambiato idea, come spesso gli accade. Quindi, e quindi è finita così, insomma. No? Pietro Nenni diceva: solo i morti e gli imbecilli non cambiano mai idea. Voi la cambiate molto, molto spesso. Io approfitto che Lucia sta provando a spegnere il telefono dall'inizio della presentazione. Non sono ossessionata dal telefonino, cerco sempre di... No, non è un problema, però volevo dire due cose su quello che diceva Giancarlo, se me lo permette. Cioè la prima, no, intanto io descrivo invece, non è vero che dico nel libro, dico semplicemente che Giorgetti, ma questo è vero per come l'ho conosciuto io all'inizio, ha un carattere sicuramente molto più riservato, più sì, burbero, forse anche troppo, però insomma questo non toglieva nulla, diciamo, alla qualità del rapporto. Anzi, però, quando io dico che poi lui non mi rispondeva più al telefono, da lì ho capito che finiva il governo, perché diciamo quello che ho imparato in quell'anno e mezzo, insomma, di governo da Giorgetti è soprattutto che si può dire molto nel silenzio. Cioè, stando zitti, si può dire molto di più di uno che parla due ore. E Giancarlo è uno che con i suoi silenzi dice a volte molto di più di tutte le altre cose. Quindi questo lo volevo dire, perché insomma mi sembra anche un fatto positivo. Ora, se il telefono è posto. Volevo ringraziare intanto l'arrivo della ministra Luciana Borgese e del mio amico, il ministro Luigi Di Maio. Grazie. Entrambi hanno una buona valutazione di questo libro. Lui è molto diplomatico, c'è soltanto una persona, ma non dirò il cognome, con cui se la prende spessissimo, insomma, per cui ha delle critiche, diciamo. Io? Sì, è vero. Ah, ma politicamente parlando, sì, diciamo, sì, cioè, ne parleremo, no? Certo, spero che ne parleremo. Allora, voglio far entrare Franceschini. Franceschini, tu sei descritto come: squilla il telefono ed è Franceschini, ed è il primo uomo che contatta, dopo il Conte 1, che contatta Vincenzo, che guarda un po', magicamente c'ha sempre i primi contatti. Allora, il procedimento per cui il PD decide di contattare i 5 Stelle ce lo puoi raccontare te, no. Io sto usando il tu per tutti quanti, va bene? Sì. Ma prima mi hai fatto questa domanda, Giorgetti, se ha letto il libro. Impertinente, mi veniva in mente una cosa, delle cose bellissime della Prima Repubblica, che è la presentazione di un libro di Donat Cattin, di saggi politici. Forlani, Andreotti e De Mita, prende la parola Forlani e dice: devo dire la verità, io non ho letto il libro, però Donat Cattin è un grande leader, eccetera. Poi prende la parola De Mita e dice: beh, qui devo dire la verità, neanche io ho letto il libro. Però Donat Cattin, Carlo là. Prende la parola Andreotti e dice: beh, è il giorno della verità, non ho letto il libro neanche io, però Donat Cattin finalmente prende la parola all'autore e dice: allora guardate, dato che è il giorno della verità, non solo non l'ho letto neanche io, non l'ho neanche scritto io. In questo caso invece il libro l'ha scritto
ha scritto Vincenzo, si capisce, pieno di ricordi personali. Di... No, in verità l'ho scritto io, perciò mai e noi l'abbiamo letto con molta piacere, perché tanto siamo stati protagonisti insieme di quelle vicende, e ricostruite naturalmente dal suo punto di vista, però con molte tracce di verità. Ma io ho telefonato a Vincenzo perché prima c'era un rapporto di consuetudine, lui era dentro i 5 Stelle, adesso le cose sono un po' cambiate, era più esperto quanto Luigi, cioè nel senso che era quello che aveva avuto comunque un'esperienza politica precedente, poi nella Margherita, in politica, nell'Unice, insomma, con ruoli di responsabilità, e quindi c'era un rapporto di consuetudine. Il secondo era per capire, perché si approcciavano due mondi, con lui lo riconosce nel libro, due mondi proprio diversi di abitudini, di linguaggi. In realtà io avevo provato già nel 2018, dopo le elezioni, a aprire uno spazio perché nessuno aveva vinto con le elezioni, c'è stato chi aveva preso molti voti, ma nessuno aveva i numeri per governare, quindi era naturale che fra tre poli si provasse a cercare di costruire un governo strano, ma di coalizione. Poi la cosa è finita male, è raccontata bene nel libro, per un gesto insomma imprevisto dell'allora segretario, ex segretario del Partito Democratico. Quando l'anno dopo si è consumata l'esperienza di governo giallo-verde, e Salvini ha deciso in modo un po', secondo me, sbagliato, anche dal suo punto di vista, di strappare in agosto e dare il voto, faceva conto che tutti gli altri interlocutori restassero fermi, non può funzionare così. Quindi quella fase lì io ho chiamato Vincenzo, abbiamo aperto un canale di dialogo che ha portato in molti pochi giorni alla costruzione di un governo altrettanto improbabile come il primo, che però dato questa è la legislatura dei governi improbabili, perché era improbabile il governo giallo-rosso, poi probabile il governo giallo-verde, e poi siamo finiti tutti insieme nello stesso governo, quindi abbiamo creato l'impossibile. Quindi, però era la base, quando il tuo competitore politico vuole andare a votare, vuol dire che ha vantaggio andare a votare in quel momento, non glielo devi consentire, tutto qua. Io dopo questa battuta mi ritirerei in silenzio, i due, perché non hanno bisogno di conduzione, però insomma devo farla. Senti, Franceschini, lì dentro questo libro manca la parte, però, che forse tu oggi potresti un po' raccontarci un pochino, di come il PD arrivò poi a dire di sì ai 5 Stelle, perché all'epoca si aprì una grande frattura dentro il PD su questo. Del resto era stata una frattura un po' storica, no? Già quando Bersani, ricordi, nel 13 voleva fare questa esperienza, fu rimandato a casa, insomma. Poi nel 18 naturalmente c'era stato il tentativo che l'allora segretario, che si chiamava Matteo Renzi e che è coprotagonista di tante scelte in questo libro, e anche lui disse alla fine di no. E dentro però, quando arriva, questo lo sappiamo, insomma, noi che seguiamo la politica lo sappiamo, arriva la scelta, il momento della scelta per fare il Conte 2, il PD era di nuovo spaccato. Sappiamo di una serie di riunioni che avvennero a casa di un importante senatore del PD, non fare il nome se non mi ammazza, e che in cui avvenne una discussione seria su questo. Ci puoi... Il segretario di allora era peraltro per andare a votare, no? Nettamente. E che successe? Quali furono le riflessioni che fecero cambiare idea? In realtà, siccome nel mio percorso politico ho conosciuto spaccature, scissioni, scontri, non mi è parso quello un momento di scontro, di spaccature, è stato un momento di discussione, perché è stato tutto totalmente improvviso. La rottura improvvisa di Salvini in agosto, l'obiettivo è andare a votare subito, quindi è chiaro che ci si è posti, rovinandoci le vacanze peraltro, il tema di che cosa fare, quindi c'è stata una discussione, però non senza spaccature, diciamo che c'erano naturalmente tre filoni, chi pensava comunque bisogna andare a votare, perché è impossibile un governo con i 5 Stelle, chi pensava si può fare un governo con i 5 Stelle semplicemente per impedire di andare alle elezioni con questo strappo, una possibile, non l'ho detto perché non ci vuole mai di automatico, con una possibile vittoria dei sovranisti in Italia, chi pensava invece, mi metto in questo terzo gruppo, che comunque quell'occasione era buona per costruire un'alleanza strategica con i 5 Stelle, quindi non soltanto un governo per evitare le elezioni, per contrastare la Lega, ma un governo che costruisse le condizioni per fare diventare quella poi un'alleanza permanente, che è poi quello che sta avvenendo
con chi ci è arrivato più convinto, più in fretta, chi ci è arrivato meno convinto, meno in fretta, insomma tutte le cose vanno in questa direzione e quindi alla fine è uscita in modo condiviso come sempre si fa nei partiti, si discute, abbiamo discusso e abbiamo scelto questa strada. Chi ha pensato che fosse comunque un governo, una soluzione di emergenza, chi fosse il primo tappo verso un passo verso un'alleanza strategica, ma si è scelto di fare il governo senza spaccatura nel PD. Spaccature magari no, però il segretario d'allora voleva andare a votare, peraltro... L'ha detto più volte, poi siccome il segretario d'allora era una persona molto equilibrata e responsabile, ha ascoltato i gruppi parlamentari, ha ascoltato la direzione del partito e ha gestito convintamente bene una linea che all'inizio non pensava non giusta. Così si fa nei partiti, si discute, si ascolta. Se posso aggiungere, questo processo fu aiutato anche dal fatto che anche nei nostri gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle c'era una forte volontà di andare, di provare, di fare questo tentativo, perché comunque Giancarlo e Dario stanno facendo valutazioni, come giusto che sia, tutte molto serie. Io ti aggiungo invece qualche cosa, cioè Dario, la prima telefonata in realtà che mi fece mi disse aiutami a interpretare il linguaggio, perché diceva i vostri codici sono completamente diversi dai miei, dice io leggo ma non capisco, ascolto ma non mi è chiaro se quello che dite è quello che dite, perché dice io sono abituato a codici completamente diversi, e questo a me fece molto sorridere, però come dire, fui anche molto contento del fatto che lui mi coinvolgesse in questo tentativo, che poi con Luigi Di Maio, che era il capo politico di allora, fu possibile poi realizzare tutto questo. Poi sappiamo bene che quel primo tentativo al quale tu facevi riferimento fallì a causa di Matteo Renzi e diciamo era rimasta in qualche modo qualcosa in sospeso, se ci pensi, prima che nascesse poi il governo con la Ecco, l'esperienza con la Lega fu un'esperienza che in qualche modo il Movimento 5 Stelle arriva sulla scena politica senza essere né di destra né di sinistra, no? L'impressione confermata nel tuo libro è che comunque quando si rompe il governo giallo-verde definitivamente c'è una rottura, una distinzione fortissima da parte dei Movimenti 5 Stelle nei confronti di Salvini, che Salvini è diventato, come dire, a quel punto tutto quello che il Movimento 5 Stelle non voleva essere, e invece c'è stato un avvicinamento molto più forte, ma lo dici anche tu, insomma, in fondo era più naturale stare con il PD. È vero questo, no, Vincenzo? Non è che non so se fosse più naturale, diciamo che allora, almeno questa è il mio ricordo di allora. Il gruppo parlamentare era un gruppo parlamentare, credo 300 deputati tra deputati e senatori, 320 deputati e senatori, era una cosa, diciamo, probabilmente irripetibile. Molte persone, a parte quelli che venivano dalla prima esperienza della precedente legislatura, di cui ringrazio perché sono presenti moltissimi colleghi, deputati e senatori, li ringrazio tutti, molti che venivano già dalla prima esperienza ovviamente avevano un rapporto consolidato tra di loro e probabilmente anche un'affinità culturale che quantomeno si era creata nel tempo dell'opposizione, perché poi quando si sta all'opposizione si ha anche molto più, come dire, ti unisce appunto il senso dell'opposizione e fai anche molta più squadra probabilmente di quando sei in maggioranza, paradossalmente. Dopodiché era cambiato tutto, cioè da quel primo gruppo, che non ricordo quanti fossero, non c'ero, ma credo fosse per la prima elezione 2013, 160, grazie molte Ministro Di Maio per questi suggerimenti, si era praticamente raddoppiato tutto il gruppo. Quindi dico questo per dire cosa? Che c'era una multiforme quantità di sensibilità culturali, di provenienze, perché appunto abbiamo veramente, furono candidate tantissime persone, tutte con storie completamente diverse. Il mio sentore era che comunque in questo, diciamo, nuovo quadro con oltre 300 parlamentari ci fosse una maggiore sensibilità, però ti dico per andare comunque col centrosinistra, ma non era nulla di scontato, cioè quando comunque si è fatto il governo con la Lega in ogni caso c'era una parte del gruppo che era assolutamente favorevole, come poi non viceversa quando si è fatto con il gruppo con PD. Credo che allora ci fosse una cosa differente, adesso non voglio, però c'era una leadership molto forte e chiara, quella di Luigi, che era in grado anche di curare il gruppo parlamentare e portarlo, ma non portarlo in modo, cioè condizionandolo, ma portarlo con un dialogo, con una continuità.
un dibattito interno, a fare le scelte giuste per il movimento, perché comunque non potevamo governare. Quindi io credo che quella leadership forte di Luigi, capo politico, abbia consentito sia la nascita del primo che del secondo governo, tutto sommato senza poi neanche troppi strappi al nostro interno o non più di quelli che potevano essere naturali, ma perché era una leadership forte, e questo è quello che credo che serva a un partito, soprattutto in questi momenti così complicati. Bene, tu hai già, diciamo, buttato la palla in un'altra parte del campo, io però volevo ordinatamente finire l'esplorazione del Conte 1 e del Conte 2, che per quanto Giorgetti sono stati due governi molto studiati, molto commentati, molto seguiti, in realtà sono due governi che non hanno mai davvero, anche per un po' il Covid da una parte, probabilmente questo, ma anche, diciamo, per la velocità con cui si sono consumate una serie di crisi istituzionali, perché poi hanno avuto anche la crisi prestissima del Conte 2, non hanno avuto bilanci, no? Tu hai detto una cosa importante, però dicevi prima, dall'altra parte mentre venivamo, che in fondo in quel governo, e l'hai detto anche qua mi pare, sono successe tante cose al di là di come è finita. Quali sono le cose che sono successe e quali sono le cose che sono rimaste nel DNA anche dei due partiti, se è rimasto qualcosa? Io penso che per la prima volta, diciamo così, c'era un cambiamento vero, cioè si è percepito nel paese un cambiamento vero, e poi ciascuno ha portato, diciamo così, all'interno del governo le proprie aspettative, le proprie politiche. Alcune cose sono rimaste, sono state corrette anche recentemente, però io penso che questa ansia di rinnovamento abbia lasciato una traccia anche in qualche modo per la prima volta, quella che adesso è diventata un po' di moda, anche una diversa postura con l'Unione Europea. Non è che lì si è rotto, però per la prima volta si è negoziato, e io ricordo gli obiettivi di bilancio sulla legge di bilancio, che abbiamo il famoso 2,04, un po' patetico questo, no? Un po' patetico, però attenzione, per la prima volta c'era un governo che non prendeva a scatola chiusa quello che arrivava da Bruxelles. Ora, voglio dire, dopo di allora, anche in relazione alla pandemia, è cambiato tutto, però devo dire che tutto sommato, per essere quasi tutti, diciamo, alle prime armi o sicuramente alla prima esperienza di governo, quel governo non ha sfigurato, questo è il mio punto di vista. Poi naturalmente la storia che dirà se è stato semplicemente, diciamo così, un passaggio, però ha interpretato esattamente, secondo me, quella che era il paese in quel momento. In quel momento il paese era quella roba lì, e anche i sondaggi, al di là dei sondaggi, diciamo così, dei diversi partiti nostri, e quelli del Movimento 5 Stelle, che erano squilibrati, però c'era largo consenso nel paese per quel tipo di governo, perché si percepiva come un governo di cambiamento rispetto a quello che era sempre stato. Ma tu pensi che si possa dire che in realtà il capitano rapì quel governo dall'inizio, dal momento dell'inizio? Io mi sono andata a rivedere un po' di calendari, diciamo, di quel governo. Il primo giura, il 5 riceve la fiducia alla Camera, il 6 al Senato. Il 5 Salvini se ne va a Brindisi, non so, fare un comizio per mezzo agli immigrati, e quando torna e c'è la fiducia il 6 ha già fatto il discorso Conte, che se n'è andato in Canada perché c'era il primo meeting del G7. Il povero che è rimasto a casa è il buon Luigi, che in quel periodo teneva le fila di tutto, non poteva andare da nessuna parte, insomma, non te lo ricordi? Luigi, cioè, non questa cosa qua. Cioè, il primo passaggio che si fa così, Salvini se ne va a fare questo, dopodiché è cominciata la storia delle navi, la prima c'ha un nome da New Age, Aquarius si chiamava, detto Aquarius in italiano, E niente, cioè, voglio dire, Salvini, se tu anche vedi, diciamo, tutto la sua crescita, eccetera, prima ancora che cominciasse il governo, nei primi tre mesi, no, ha un indice del 60% di gradimento personale. Cioè, secondo me, nei primi tre mesi i 5 Stelle erano già stesi.
No. Poi lo faccio pure a te. Grazie. No, il tema secondo me è molto semplice. In quel momento, sulla dinamica migratoria, poi si può essere d'accordo o no, credo che moltissimi dei presenti non sono d'accordo con questo, ma il paese voleva un ministro dell'interno che facesse quelle cose lì, e lui le ha fatte, e nessuno pensava che si potessero fare, e questo gli è valso questo tipo di gradimento. Poi l'ha interpretato in modo comunicativo molto efficace, con gli strumenti che adesso vanno di moda, che io non conosco, però effettivamente in quel momento ha risposto a quella che era un'aspettativa del paese sul tema immigrazione, ed è diventato un personaggio riconosciuto come quello del fare, cioè che quello che diceva faceva, e per questo che aveva consenso. A te. Ma intanto io penso che noi abbiamo un po' pagato in quell'inizio di governo l'inesperienza, cioè almeno parlo per me, non voglio dire, però diciamo, la prima volta dalle trattative in poi è stato tutto un imparare. Io credo che già il tavolo che poi dopo si aprì con il PD ci portava nel bene o nel male l'esperienza della trattativa precedente. Quindi quello che tu dici secondo me in parte è anche vero, però come dire, noi forse non ne eravamo neanche consapevoli, ma eravamo invece consapevoli di una cosa che diceva prima Giorgetti, di cui sono molto d'accordo, e cioè effettivamente agli occhi anche di nostri molti elettori quel governo, Movimento 5 Stelle Lega, era sicuramente ritenuto un governo molto più in linea con quello che in quel momento aveva espresso il voto elettorale, perché, e non me ne voglia Dario, ritornare, andare a fare invece un accordo col PD veniva visto appunto come andare con la forza più tradizionale, nel buono del termine o nella criticità, secondo come uno la vuole vedere, ma comunque con una forza tradizionale. La Lega, ha ragione o ha torto anche qui, percepita molto di più movimentista, diciamo, non so come dire, di cambiamento, come lo era in quel momento il Movimento 5 Stelle. Quindi devo dirti che poi c'era un'illusione interna che la cosa invece potesse durare, salvo appunto quando, come dicevo prima, poi Giorgetta ha iniziato a rispondermi al telefono, e quindi io ho capito che era... Comunque... No, io ti aggiungo una cosa, quando ho visto che si agitava a spada fuori per fare il nuovo governo, ho detto cazzo è finita, lo fanno. Questa è venuta bene, grazie, a buon rendere. Comunque, insomma, tu dici che praticamente, insomma, il 5 Stelle un po' hanno educato, lo dico in un'altra maniera, se bisogna ritrovare un merito in questo accordo, che i 5 Stelle educarono un po' all'Europa, grazie anche a Tria, grazie un po' all'esclusione anche di Savona, all'Europa, diciamo, un po' questi brutti della Lega. E questo ancora prima con Sapelli, che era il candidato. Sì. Tanto dovremmo anche avere una foto, che era il candidato presidente del consiglio della Lega, che la Lega ci aveva proposto per fare il primo governo. Ci incontrammo, quello poi è una cosa meravigliosa, andatevelo a leggere, e insomma praticamente fanno l'X Factor tra i candidati premier, più o meno è quello, dai, casting, pure tu l'hai fatto, il casting eccetera. Comunque, che succede? No, era Mara Veniere, le stavo indicando il posto. Ciao Mara. Va bene, allora, vabbè, insomma, non sono d'accordo, però non importa, non è il mio... No, mi interessa invece. No, io penso che, secondo me, l'Europa ha avuto un ruolo, apparentemente accettato quell'aggiustamento del 2,04 invece che il 2. Sì, questi sono Sapelli e Salvini in albergo a Milano, nella famosa stanza in cui poi c'eravamo anche io, Di Maio e Giorgetti, dove poi un minuto dopo Sapelli abbiamo incontrato Conte. Può venire all'appuntamento perché mi serve un premier, più o meno. Più o meno era così. Si dice più o meno. Io rimetterei il libro che esteticamente funziona meglio. Quello che tu non mi hai raccontato però è che disse effettivamente la faccia che fece Mattarella quando, dopo aver detto ci vado io, ci vado lui, ci va Salvini, ci va De Piano, cioè no, ci va l'avvocato Conte. E tu dici che Mattarella improvvisamente, non lo dici che sbiancò, ma più o meno fu questo, fu un imbarazzato silenzio quello di Mattarella. Mi racconti un po' di più Mattarella che ha preso... Siamo passati, abbiamo superato l'Europa. Sì.
No, non fu facile, ma furono diverse volte in cui noi abbiamo dovuto cercare di tranquillizzare il Quirinale. Una volta con Giorgetti siamo anche andati quando c'era la questione del ministro Savona, invece, e lì purtroppo siamo ritornati a casa non vincitori, diciamo. Sì, e lì Giorgetti fa complimenti a Conte, eh? Io? Sì. Quando? No, forse l'ho sentita da te, ma non da qualche, perché era stato leale, in realtà è stato leale su quello, no. Su Savona. Allora, è no. Stato leale. Allora, noi ovviamente ho torto collo dopo forse il casting. Forse l'unica cosa in cui è stato leale con allora, noi. Allora, dopo il casting in cui abbiamo accettato Conte, ovviamente i dubbi rimanevano perché nessuno conosceva Conte. Ai miei occhi si era abilitato quando vada a Mattarella. E dice, no, io o Savona o morte, come direbbe ovviamente la scuola democristiana, io non, dice, no, Savona no, beh, allora non accetto, e torna via, dice, non accetto, non faccio Presidente del Consiglio. Io ho detto, adesso non ripeto, sì. Questo c'ha le palle. Esatto. Allora questo va bene. In qualche circostanza l'hai detto, insomma, perciò diciamo, non lo ricordavo. Tra l'altro noi già lui pensato. Dopodiché Mattarella, sapete che fa? Dice, ah benissimo, c'ho Cottarelli. E convoca Cottarelli, per cui si ritrovano improvvisamente senza premier, senza governo, senza accordo. Che cosa succede? Chiamano e il governo è fatto in 7 ore. E il povero Cottarelli, che previdente, era uno dei controlli. Se n'è andato controlli, ma sapete dove è andato? Nella mia trasmissione. Perché io gli ho detto, Cottarelli, se non ti fanno premier, vieni da me. E quello ha detto, ma mi fanno premier? E ho detto, in caso, ho detto io, in caso, vieni da me. E venne, cioè, effettivamente, cioè, avete, è una situazione, ora, fa ridere, ma... fa pure pensare, o no? Era no, qui che si... Dario, questo era un teatro davanti spettacolo, no, no, vabbè, questo no. Sì, ma non l'abbiamo fatto in questo, oggi, per questo no. Motivo alla San Roberto, anzi ringrazio Alessandro Longobardi che ci ha ospitato. Tra l'altro in questa sala, ovviamente non diremo mai chi sono, ci sono le altre due persone, come io scrivo nel libro, furono tre i nomi che noi proponiamo alla Lega, ovviamente manca uno, quello che poi ha fatto il Presidente del Consiglio, ma ci sono gli altri due nella sala qui oggi che non abbiamo però detto, anche perché sono persone ancora in carriera, quindi le lasciamo tranquille senza essere... Adesso... Hanno tempo! Allora Dario, voglio un po' sentire il tuo splendido senso dell'umorismo per tentare di capire da te... una risposta che non ho avuto da nessuno. Il conticidio c'è stato? No, perché insomma è uscito un librone così del... sì, c'è stato. Sul conticidio c'è stato? Beh, c'è, non nella versione che dà Travaglio, che era una versione forzata, però è tutto trasparente a voce del sole. A un certo punto il governo Conte è caduto perché c'è stata una indisponibilità a formare il governo Conte Ter da parte di uno dei partiti che sostenevano. Quindi c'è stato, c'è un nuovo cognome, lo riconosce, lo rivendica, Matteo Renzi lo rivendica. Siamo Matteo Renzi, sì. Lo rivendica, non è che lo nasconde, quindi non mi pare di sì. Invece sulla storia precedente, abbiamo fatto bene, alcuni episodi sono anche simpatici, divertenti, però mette una certa preoccupazione, nel senso che è difficile pensare di formare un governo col casting di... Io penso che la differenza tra il Conte 1 e il Conte 2, con tutte le anomalie anche di un passaggio di questo tipo, sia che il Conte 1 è stato un governo in cui sostanzialmente una forza politica pensava più a usare il governo per raccogliere consenso, tutto è stato il governo degli sbarchi, non è che sono finiti gli sbarchi dopo, esatto. Però sono stati affrontati in un modo diverso, come deve fare chi governa, deve risolvere i problemi, non gridare che ci sono i problemi e basta. Quindi un governo basato molto su... Tant'è vero che lo sbocco naturale di quel percorso era uso un anno di governo, poi di colpo strappo e vado a votare per incassare il risultato in termini di consenso. Non è il modo in cui si governa un paese. La seconda cosa è che il governo contebista ha riportato, quello sì, non ha riportato sì l'Europa, l'Italia in una linea europeista, insieme alla Francia e alla Germania, non all'Ungheria e alla Polonia. Per fortuna è capitato, in più il Conte 2 si è trovato di fronte a una gestione drammatica della pandemia, non dimentichiamolo, quindi direi, se dovessi definire, perché poi non c'è stato molto tempo per un'azione di governo profonda, perché eravamo travolti dall'emergenza, il governo Conte 1 è stato il governo dello show sugli sbarchi, il governo Conte 2 è stato quello che ha dovuto affrontare la pandemia e le conseguenze economiche della pandemia, quindi insomma mi pare che ci sia una differenza di fondo, naturalmente ha le sue idee, ma no.
starei un po' attento a rivendicare, perché non è detto che l'originalità o il nuovo siano comunque meglio di quello che c'era prima, qualche volta sono meglio, qualche volta sono peggio. Sono d'accordo, tra l'altro fatevi dare un dato, che è un dato che nessuno si ricorda, il ministro degli interni attuale, che saluto, lo saprà sicuramente, l'avrà studiato prima di accettare questo felice incarico che capita ai ministri degli interni. Il picco degli sbarchi è nel 2017, ed è nel 2017 e dopo l'accordo con la Libia di Minniti, quando arriva il ministro Salvini, erano già calati del 75%, vero? Ho ragione, ministro, mi dice di sì, mi ricordo i numeri bene. Quindi alla fine non c'era neanche quella necessità, questo è il punto, che non c'era necessità di fare tutto quel numero se non per ragioni di consenso. Questo sono d'accordo con te, era una cosa che bisognava assolutamente fare. Volevo però anche dirti, Dario, che c'era anche un altro elemento diverso nel rapporto col PD, che era quello intanto alla fine con un partito più strutturato, che era stato in grado di stabilire immediatamente una serie di punti di raccordo, eccetera. Non a caso che poi appunto anche tu, che quante ne hai fatte di queste trattative, diciamo, eri in ballo. C'è però un altro elemento, quello che Vincenzo dice, secondo me in maniera intelligente, è un altro Conte quello che arriva al Conte 2, perché nell'ultimo periodo e Giorgetti anche era abbastanza consapevole di questo, Conte cambia anche proprio dentro di sé il rapporto con se stesso. Tant'è vero che lui racconta che c'è una riunione in cui lui dice: a questo punto voi dovete anche tenere, si oppone Conte, adesso non racconto tutta la riunione, e dice però dovete tener conto che qui c'è anche una terza parte, sono io. E Vincenzo racconta che era furioso appunto che Luigi Di Maio ha dovuto controllarlo in questa, cioè calmarlo un po'. Allora, Conte era un altro Conte, sei d'accordo su questo? Beh, io ho avuto l'impressione che poi nei percorsi individuali contano anche la formazione, politiche, che Conte fosse a disagio profondo nel governo precedente, poi si è adattato con grande spirito di adattamento, ma che si sia trovato più a casa sua in un'alleanza con noi, l'ha anche ammesso per formazione politica, lui viene da filone cattolico democratico, e che quindi si è trovato più a suo agio. Sicuramente l'esperienza di governo e il fatto di avere dentro il governo un'opposizione lo ha forgiato, insomma la svolta credo sia stato quel discorso al Senato con la mano sulla spalla di Salvini, no? Qui ha svoltato anche dal punto di vista dell'immagine nei confronti del Paese, quindi quando è arrivato al Conte 2 era sicuramente la fine di un percorso. Ciò non toglie, non dobbiamo nascondere l'improbabilità dell'alleanza, perché non era un'alleanza maturata in un percorso politico, in un confronto, eravamo stati avversari fino a qualche mese prima, duri, negli anni precedenti in Parlamento, poi nel confronto sul governo, quindi è stato tutto molto improbabile. Però alla fine credo che quel governo abbia fatto quello che doveva fare, si è trovato dopo 3 mesi dalla nascita. Prima la manovra di bilancio, i famosi 65 miliardi che sembravano impossibili da affrontare, poi immediatamente dopo, nel pieno della pandemia, delle emergenze, primi nel mondo a trovarci in una pandemia senza punti di riferimento, e credo che il bilancio sia stato assolutamente positivo, sia del governo che di Conte nella gestione della pandemia. Assolutamente, infatti il governo Draghi ha continuato nella gestione della pandemia su quella linea, non ci sono stati strappi di sostanza. Senti, però se è vero quello che dici, che è andato tutto bene, esattamente... No, non ho detto tutto bene. Beh, insomma, sulla pandemia si è fatto bene. Abbiamo fatto, perché probabilmente poi si fanno delle cose che non funzionano quando gestisci l'ignoto. Ecco, però complessivamente un bilancio assolutamente positivo. Io ricordo che, e lo ricordo anche con qualche brivido, poi qui c'è Luigi e Luciana che lo sanno bene, cioè noi ci siamo trovati in quelle giornate senza nessun punto di riferimento, non si sapeva cos'era il distanziamento, non c'erano mascherine, non si sapeva come, perché dalla Cina non arrivavano notizie sostanzialmente. Siamo stati il primo paese del resto del mondo a trovarsi precipitati di colpo. Infatti quello che abbiamo fatto, compreso quelle che sembravano follie, cioè il lockdown, le chiusure, la chiusura delle scuole, delle attività produttive, è stato fatto tutto per intuizione, non su degli elementi
scientifici di precedenti, anche assumendosi dei grandi rischi. A un certo punto, non scherzando perché non è il momento di scherzare, però gli abbiamo detto privilegiamo la salute rispetto all'economia. In realtà, privilegiando la salute, abbiamo anche privilegiato l'economia. Sono stati momenti molto complicati in cui si sono anche legati i rapporti umani, perché in politica conta anche questo. Quando ti trovi a gestire una situazione di quel tipo, le sfumature e le differenze politiche diventano secondarie rispetto all'urgenza, alla drammaticità dei problemi. Quindi anche il rapporto positivo che c'è, sia politico che umano, tra PD e 5 Stelle adesso, è nato in Parlamento e nel governo attraverso l'attraversamento di quel deserto. Quindi è un patrimonio da non disperdere. Sì, però c'è anche un'altra questione, che proprio perché quel governo si è formato e ha tenuto, diciamo, una posizione, uno standing, che è più che una posizione, durante la pandemia, che è stata paurosa per l'Italia, molto più che per gli altri paesi, poi ci sono entrati tutti. Come è stato possibile che un singolo senatore, sia pur avendo 58 deputati, diciamo, avendo deputati e senatori, abbia poi avuto la capacità di, da solo, di far cadere quel governo? Io, con tutto il rispetto per Renzi, che considero una persona molto abile, mi sembra un'abilità stratosferica, insomma, no? Non ho mai creduto che un singolo senatore possa aver organizzato la caduta di un governo. Eppure mi trovo sempre solo senatore, davanti a questa... Che è il leader di un partito determinante numericamente su quel governo in Parlamento, a un certo punto ha valutato che quell'esperienza politica andava chiusa, non la condivideva, noi abbiamo cercato strade possibili per mantenerla in vita, ci siamo riusciti parzialmente, a un certo punto ha deciso che l'esperienza era chiusa, e l'aritmetica che porta questo. Non è... L'aritmetica. Quindi, non è un singolo Dario, senatore, è un senatore che ha due gruppi parlamentari determinanti per la tenuta del governo. No. Ripeto, Dario, del resto non è un mistero, un retroscena, l'ha rivendicato in quelle ore e lo rivendica continuamente di aver fatto cadere il governo Conte, quindi insomma... Sì, ma il problema è se è vero. Cioè, certo che è vero. Ora, io non è che voglio dire, Dario, io non sono una retroscenista, però spiegarsi un po' più le notizie è necessario. Cioè, c'è un Conte che sopravvive a Salvini e a Giorgetti, che sono due pesi massimi. Poi, diciamo, c'è tutta la pandemia, dove tutto sommato viene anche da cui ne esce con una grande popolarità, perché poi diventa un uomo molto popolare. E poi improvvisamente c'è un singolo senatore, capo di una, come dire, capo di un partito, che poi è, insomma, anche molto... Ci sono retroscena. Ma tu mi insegni che in una democrazia ci sono pesi e contrappesi. È possibile che non c'è stato né un peso né un contrappeso che abbia intercettato questa volontà? È tutto molto trasparente. Quando Renzi ha deciso di togliere il sostegno al governo, abbiamo cercato di mantenere, abbiamo fatto un voto di fiducia, abbiamo cercato di mantenere in vita, di dare vita a un Conte Ter che avesse una maggioranza, prima di mantenere in vita il governo Conte, e ha preso la fiducia. Non con numeri non alti, ma ha preso la fiducia in Parlamento. Poi abbiamo provato a fare il Conte Ter, non ci sono state le condizioni, è stato tutto molto trasparente. L'esperienza del governo Draghi è nata perché è fallito il tentativo di fare il Conte Ter. Va bene, allora ci sono due passaggi su cui specificamente ti faccio due domande. Uno è molto interessante, che improvvisamente, mentre si cercavano i costruttori che non erano più responsabili e si cercavano... cercava il senatore Turco. Sì, eccetera. E mentre naturalmente si faceva di tutto per iniziare a vedere come uscire con un altro, questa battuta mi l'ho persa, però non l'ho capita. No, per conto di Conte era il senatore Turco. Sì, ho capito, ma ho perso il senatore Turco. Il senatore Turco che... Ah sì, va bene. Anche per la RAI. Sì, va bene. Vado avanti. Allora, anche per l'elezione al Senato il capogruppo era sempre il senatore. Va bene. Allora, improvvisamente viene staccato l'incarico a Conte e viene dato a Fico. Ma improvvisamente si pensa che questo sia un modo per favorire il passaggio a Conte, cioè deconcentrare il peso su di lui e poi in qualche modo rilegittimarlo con una serie di esplorazioni, perché è così che si fa, insomma, che sono terze, chi più della terza capa, della terza camera, della terza personalità dello Stato, come si chiama? Carica dello Stato, hai ragione, mi mancava questa cosa. E
Dopodiché improvvisamente invece si esce da questo e invece Conte, e invece il Presidente della Repubblica fa il nome di Mario Draghi. Allora ci sono due domande. Uno, perché Fico è stato scelto, era consapevole o non era consapevole di staccare la spina? Scusate, ma a me mi viene in mente questa domanda. La seconda domanda è una domanda di Mario Draghi era un po' preparato, non è che, come dire, e non immagino che fosse preparato dopo che ha avuto lo stacco, dopo che Renzi ha staccato la spina a sua volta. Cioè ci sono due passaggi, che sono due passaggi su cui, non so, mi piacerebbe avere la tua opinione, Dario. La mia opinione è molto chiara, non dà spazio a retroscena ed è oggettivamente quello che è avvenuto, cioè che dopo che Conte si è dimesso perché ha registrato che la maggioranza parlamentare che aveva non era sufficiente per andare avanti, sicuro avesse preso la fiducia, il Presidente della Repubblica ha dato un incarico esplorativo per vedere se c'erano le condizioni per fare un Conte ter. Fico ha provato tenacemente per due o tre, non mi ricordo quanti giorni, un paio di giorni, a capire se c'era quella maggioranza. A un certo punto, di fronte all'Italia Viva, che ha detto non siamo disponibili, tutto pubblico, è tornata qui in aula a dire non ci sono le condizioni per fare la maggioranza, appunto. Non è che ci sia stato chissà quale complotto. E il nome di Mario Draghi, cioè l'hanno chiamato all'ultimo momento quando Fico ha detto titolo, non ci sono non le non ho titolo per condizioni. Rispondere a questa domanda, però mi pare non fosse un... Si parlava di Draghi da anni in Italia come riserva dello Stato, come riserva della Repubblica. In quel momento, di fronte al fatto che non c'era una maggioranza politica, che bisognava andare avanti verso l'unica strada per non sciogliere le Camere, un governo di larghe intese, il Presidente della Repubblica ha scelto la personalità più alta che l'Italia avesse a disposizione. Tutto anche qui molto. Posso dire una cosa? Intanto su quando tu dici che cosa c'è dietro, non può essere ma io non solo... dico che cosa c'è dietro, non mi fate fare un discorso da retroscenista, non è questo. I passaggi devono avere delle loro logiche. Allora, e io immagino che Mario Draghi non possa avere la domenica per il lunedì una proposta, vuoi fare il premier? Lo so, sembra tutto strano, ma secondo me invece questi tre anni poi sono andati esattamente come sono andati. Ed è assurdo raccontarlo, però se almeno o mi è sfuggito qualcosa, cosa che non è escluso, diciamo, però il primo governo è caduto perché a un certo punto Salvini ha deciso di fare così e in realtà Giorgetti già all'epoca mi diceva stiamo attenti perché se non riusciamo a fare le cose fatte bene anche a livello europeo, farci riconoscere questo ruolo e altro, prima o poi chiameranno personalità tipo Draghi e le porteranno qui. Questo Giorgetti lo diceva prima della caduta del primo governo. Il secondo io ti posso assicurare che è esattamente andata come te la dice Franceschini, e ti dico anche in più, io ero con il vicepresidente della Camera Rosato, Ettore Rosato, che ringrazio per essere qui, esponente di spicco Italia Viva, e come dire, proprio nei minuti in cui poi è arrivata la conferma che Renzi non avrebbe voluto, non avrebbe più sostenuto il governo, per dirti che sicuramente anche al loro interno ci sarà stata una discussione, un confronto sulla posizione da prendere, e poi è prevalsa anche in quel caso una linea del leader che ha portato la sua forza politica a uscire dal governo. Ma credimi, non ci sono state, almeno dal mio punto di vista, cose fantasmagoriche che non sono state raccontate. I due governi sono caduti, ahimè, aggiungo, più o meno proprio per quello che sappiamo. Io ho messo una domanda, ma perché c'è quel trenino? Perché? Cosa? C'è quel trenino. Non so, questo pensavo fosse un omaggio all'infantilismo dell'autore. Sì, esattamente, esattamente, è un porta fortuna, è il treno del tour, poi mio padre era pure ferroviere. Sì. Poi dice le ferrovie poi fare. Lucia si ricorda la sinistra ferroviaria di signorile. Sì. Lui che cerca di sviare il tema e di cambiare argomento. Sì, sì. Comunque io ho fatto le mie domande, poi ognuno naturalmente risponde come vuole, insomma, però ci sono dei grandi. Approfittiamo di Giorgetti. Giorgetti, tu che eri un grande appassionato da tanto tempo di Mario Draghi, anche io. Sono sempre stata un'appassionata di Mario Draghi, devo dire, però tu dicevi da tanto tempo che sarebbe arrivato e che bisognava lavorare per farlo arrivare. Quanto tempo prima l'ha saputo? Ci provo.
Ma no, bisogna chiederlo a lui. Ecco, io posso parlare di quello che so io? Sì, vai. No, io pensavo onestamente che il governo riuscisse a metterlo in piedi, perché l'indicazione del Presidente della Repubblica era chiara, ha dato l'incarico a Fico e non l'ha cancellato, quindi sostanzialmente era viatico per mettere in piedi la stessa maggioranza. Non so cosa sia accaduto quella sera in cui poi anche probabilmente per le posizioni sono saltati tutti gli schemi e c'è stata una reazione da parte, presumo, del Quirinale rispetto a una situazione che ormai si era già incancrenita e degenerata con la vicenda della ricerca dei costruttori, dei senatori volenterosi, che onestamente non ha dato una grande immagine del momento. Io ho sentito Draghi 3 giorni prima di tutto questo, ma così perché ogni tanto ci sentivamo per parlare più del meno, non per pianificare. Più o meno si sentiva. No, cioè, proprio qualcuno lo prende in giro. Facciamo finta. Ma perché voi pensate sempre a retroscena chissà che? Ma non sono retroscena. Io ho detto, ma vedrai che adesso un minimo di verità. No, ci sono alcune domande a cui prima o poi vorremmo avere una risposta. Qualcuno scriverà un libro di storia. Ma appunto, infatti questo sarebbe. Io dico, ma vedrai che adesso ti chiamano a te. No, assolutamente non mi ha detto niente nessuno, assolutamente no. Questa era Draghi che diceva sì. No, non ha detto nessuno. Ma non ti ha detto niente nessuno? No, assolutamente no. Quindi evidentemente quella sera se ti chiama il Presidente della Repubblica e dice il paese ha bisogno di te, come fa a dirgli no? Secondo me l'ha chiamato quella sera e ha detto di sì. Va bene, io secondo rinuncio. Va bene, allora passiamo un attimo avanti. Vincenzo, tu dici che nell'ultima parte del tuo libro che il futuro è fatto di partiti che non saranno fatti come adesso e di organizzazioni che saranno anche sparite, alcune delle quali. Sei abbastanza polemica. Venivo al mio movimento. No, certo. Sei abbastanza polemico anche con Conte, con quello che sta facendo, dai, diciamoci la verità. Ci ho letto dentro una tua voglia di fare un partito per conto tuo, e così la butto lì. No. No, adesso non lanciamoci in cose più grandi. Un'organizzazione per conto tuo. Ma no, io dico una cosa. No, allora intanto chiariamo questa cosa. Oggi noi abbiamo un presidente, Giuseppe Conte, tra l'altro l'avevo ovviamente anche invitato alla presentazione, e ovviamente l'obiettivo di tutti quanti noi deve essere tenere saldo il Movimento 5 Stelle unito, anche perché non sappiamo se nel 2023 o prima, ma presumibilmente speriamo per il bene del Paese nel 2023 ci saranno le elezioni e il Movimento 5 Stelle deve arrivare forte a questo appuntamento. Quindi questo secondo me è l'obiettivo che ci deve accomunare tutti, quindi oggi minare la leadership significherebbe anche minare queste condizioni per avere un'alleanza e fare in modo che Giorgetti alle prossime elezioni non vinca e vinca diciamo invece... però il tema che io dico è un altro, cioè non è la polemica, è che questa fase nuova di costruzione del movimento va veramente costruita anche in modo nuovo, con un grande ascolto, con una grande partecipazione di tutti. Vedo a volte Giuseppe Conte anche ripetere semplicemente degli errori che abbiamo già fatto noi, che abbiamo fatto, dico noi, mi permetto di dirlo, insomma, quando collaboravo con Luigi in 2 anni che secondo me sono stati straordinari, almeno per me, con un'esperienza unica, 2016-2018, in cui si è costruito poi tutto quel lavoro che ha portato al 33% al Movimento 5 Stelle. Per carità, in un momento storico particolare, in una situazione che andrebbe analizzata per ore, non voglio semplificare, però voglio dire, in quel momento... Ah, grazie, vedi? Questa è la sera in cui abbiamo vinto, che eravamo al Parco dei Principi. In cui c'è cioè una serie di elezioni, di fatto, in cui poi il Movimento 5 Stelle è arrivato al 33%. E, quindi io penso che bisogna anche imparare un po' dall'esperienza passata, cioè dagli errori che noi abbiamo fatto, dagli errori che purtroppo c'ho questo faro, che quindi se mi togliete la foto, non per me, per Luigi, però così a me... Ecco, grazie. Dagli errori che abbiamo fatto
e che, diciamo, sono l'esperienza è utile anche per questo, no? Noi quando siamo andati al governo ci hanno detto che molte cose le abbiamo sbagliate, probabilmente perché non avevamo esperienza, perché abbiamo sottovalutato delle cose, e questo è anche vero. Ora però è come se noi a un certo punto cancellassimo tutto questo che è successo fino ad oggi e volessimo ricominciare tutto da capo, quasi a rinnegare anche tutto quello che è stato costruito. Io sono critico, ma non verso la persona, ma sono critico verso il fatto che oggi, se il Movimento 5 Stelle deve ambire come ambisce ad essere ancora una forza centrale nel panorama politico, deve farlo però costruendo, imparando anche dai propri errori e cercando di essere credibile alle prossime elezioni anche sulla sua identità e per capire perché la prossima volta le persone dovrebbero votare il Movimento, perché io penso che la volta scorsa le persone hanno votato il Movimento soprattutto come voto di protesta nei confronti di Dario e di Giancarlo, non nei confronti personali ovviamente di loro due, ma nei confronti degli altri partiti, e noi abbiamo avuto un consenso enorme. Poi noi stessi abbiamo probabilmente sottovalutato la difficoltà del governo di governare e quindi abbiamo fatto molte più promesse di quelle che siamo riusciti a mantenere, fermo restando che secondo me molte cose le abbiamo fatte. Oggi tutta questa storia non deve essere cancellata e ho la sensazione che a volte Giuseppe, forse anche proprio per mancanza di tempo vissuto all'interno del Movimento, perché lui non ha vissuto un'esperienza, è arrivato direttamente nel Movimento per essere il capo del governo. E il capo del governo e il capo del partito sono due ruoli completamente diversi. Io sono d'accordo, e l'ho detto anche nel libro, che secondo me Conte, soprattutto nel secondo governo ma anche nel primo, per essere una persona che non aveva mai fatto esperienza di governo, esperienza politica, ha lavorato molto bene, durante la pandemia ha lavorato benissimo, perché veramente navigavamo a vista ed è stata secondo me un'esperienza straordinaria quanto terribile, dove lui ha condotto veramente bene la sua azione. Oggi credo che lui, per portare il Movimento dove vuole portarlo, cioè ad avere di nuovo credibilità, forza, luce, deve però anche circondarsi di più di persone, ascoltare di più le persone che dentro il Movimento la storia l'hanno fatta, anche con gli errori, anche ammettendo gli errori, ma che sono comunque il filo conduttore di un percorso che è iniziato molti anni fa, quando neanche io c'ero, quando c'erano Luigi, quando c'erano persone diciamo, che hanno dato vita a questa storia insieme a Beppe Grillo e a Gianroberto Casaleggio, e quindi questa storia non va semplicemente adesso archiviata per dire che dobbiamo diventare un'altra cosa, perché diventare un'altra cosa, che cosa, lo dobbiamo decidere tutti insieme, ma senza dimenticare anche qualcosa di buono che noi abbiamo fatto e che dobbiamo rivendicare con orgoglio. Abbiamo quasi fatto un'ora, mi interessava il partito, il centro, il tuo essere cattolico, però adesso voglio... No, sul partito ti voglio dire solo questo, ci sono tantissime organizzazioni giovanili, ci sono tanti movimenti che guardano anche a noi con interesse, però devono trovare a noi, nel Movimento 5 Stelle, come dire, uno spazio di partecipazione attiva. Quindi io non credo, però credo sicuramente, non credo che appunto di dover fare altri partiti o altro e di averne la forza o la diciamo proprio tutto quello che serve per mettere in piedi, non abbiamo bisogno semmai di semplificare il quadro politico, però è ovvio che se c'è una fetta di elettorato che non si riconosce nessuna delle forze in campo, ci sono dei processi che poi divengono naturali, e quindi quello che io dico, speriamo che il Movimento in questa fase con Conte sia in grado di intercettare e interpretare tutte le spinte che arrivano, soprattutto dai giovani, il tema di cui io mi sono occupato per 20 anni, e riesca a trasformare tutto questo anche all'interno del Movimento in progetto, altrimenti è ovvio che poi qualcos'altro da qui alle prossime elezioni inevitabilmente nascerà. Insomma, non ci sono andata proprio tanto lontano, cioè lontano sì, ma non completamente. Qualche pensiero di rinnovamento anche di organizzazioni c'è nella tua testa, mi pare. Giustamente così, per forza. Non può che essere così. Non trovi? No, va bene. Allora, io finirei con due domande, una con Dario, comincio con Dario perché prima ho cominciato con Giorgetti e finirei appunto poi con Giorgetti. Allora, questa è veramente la prima volta in cui il voto del PD e della sinistra non sarà decisivo per l'elezione del Presidente della Repubblica. E, intanto vorrei chiederti di commentare questo discorso sul patriottismo aperto da Giorgia, cioè chi è un patriota secondo te? A quale patriota pensava Giorgia Meloni? Apertini. Questo non te la concedo, altra risposta, la seconda vogliamo.
pare che stessi cercando di giustificare perché il centrodestra dovrà votare Berlusconi e quelli in alto. Tutto anche qui molto, non c'è molto da decifrare. C'è una aspettativa di Berlusconi, comprensibile dal suo punto di vista, e il centrodestra dovrà sostenerlo. Leggerlo non lo so, sostenerlo dovrà sostenerlo. Ma questo che significa per l'area di centrosinistra? Se il nome forte della destra è Berlusconi, che cosa farà il centrosinistra? Se esiste, è sbagliato dire centrosinistra, lo dico sportivamente. Sono molto disciplinato, quindi il segretario del mio partito ha detto che se ne parlerà a gennaio, quindi rifacciamo una presentazione a gennaio. Cioè voi capite perché è impossibile intervistare Franceschini, è proprio impossibile. Però... allora ti dico un'altra cosa, la butto in un'altra maniera. E se la storia di, e questo poi passo anche a te, e se la storia di Berlusconi fosse un modo poi per assicurarsi le elezioni di Draghi? Perché diciamoci la verità, ci sono solo due persone che sulla carta hanno i voti, non c'è nessun altro. O si vota Draghi o si vota Berlusconi. È chiaro questo? A te è chiaro? Come numeri? Io trovo questo, tu Lucia lo sai molto bene, normalmente l'Italia è sempre stata attraversata da dibattiti politici, scontri politici, dialettica politica, maggioranza, opposizione. Qui siamo in una situazione molto anomala, che da un lato è la pandemia che naturalmente copre tutto il resto, dall'altro siamo tutti allo stesso governo, la decisione della Meloni, c'è poco spazio per lo scontro politico sui giornali e in Parlamento, e quindi si parla da mesi del Quirinale, come se il Quirinale si potesse decidere mesi prima, quindi è questo anche divertente da un certo punto di vista per gli addetti ai lavori, se ne si continuerà a fare, ma tutto si deciderà gli ultimi 2-3 giorni, forse gli ultimi 2-3 ore, come sempre è avvenuto, tutto il resto è colore. Questa risposta mi inquieta più di prima, però insomma posso ancora più che te. Giorgetti, dai, concludi tu, si è finalmente messo insieme il campo del centrodestra o no? Almeno su questa storia del... Berlusconi è soltanto una cosa per così soddisfare il grande vecchio leader, come si direbbe in Cina? Cina. Interessante. No, io penso che Berlusconi, per la storia del centrodestra attuale, è inevitabilmente nel momento in cui si propone il candidato da sostenere. Dopodiché lo sa anche Berlusconi, ma lo sa chiunque sia capace di far di conto. Non bastano i voti del centrodestra. Ci dovrebbe essere una parte del PD o una parte del Movimento 5 Stelle che vota Berlusconi e diventa il Presidente della Repubblica. E quindi questo è un evento ovviamente possibile, tutto da vedere. Che il centrodestra quindi sostenga la candidatura di Berlusconi lo trovo del tutto naturale. Però, almeno dalla mia esperienza, qualche elezione del Presidente della Repubblica l'ho vista, qui c'è il voto segreto, ne succede un po' di tutti i colori nei giorni precedenti e durante, e quindi effettivamente la volata lunga sul Presidente della Repubblica secondo me non è ancora entrata nel vivo, e secondo me entrerà nel vivo dopo l'Epifania, non prima. Quindi vedremo che cosa succede. Ecco, però... un'ultima domanda, siccome molti commentatori sostengono, giustamente, che Draghi, avendo tecnicamente la maggioranza assoluta dietro di sé come voto parlamentare, se non vince, se non va al Quirinale, in caso di voto a suo favore, nel primo voto è alla fine, come dire, una destabilizzazione completa del governo, perché tu vedi questa possibilità? No, la destabilizzazione è così che io vedo, io faccio fatica a immaginare all'inizio di febbraio Draghi che non sia né al Quirinale né a Palazzo Chigi. Quello diventa un problema, non so, per il Paese, ma sicuramente per chi ci osserva da fuori. Questo non riesco a immaginarlo. Dopodiché, ovviamente c'è chi dice, vada al Quirinale. Quelli dicono, no, al Quirinale no, però stia a Palazzo Chigi. Non c'è nessuno che dice Draghi, né qui né là. E quindi tutto questo, alla fine, questa equazione si risolve quando Draghi ha qualcosa, immagino.
qualcuno dirà qualcosa, perché mi sembra che ruoti molto attorno a lui, però faccio fatica a immaginare un quadro in cui non ci sia da nessuna parte, perché nessuno in questo momento riesce a immaginarlo, neppure io onestamente. Va bene, Franceschini, me ne era venuto in mente uno per te. Tu che sei il ministro, no, vediamo se risponde. Tu che sei il ministro della cultura, hai trovato piacevole, simpatica, corretta l'applauso e la richiesta di bis dell'intera scala a Mattarella, o l'hai trovato sgangherato, sgrammaticato da un punto di vista istituzionale? L'ho trovato corrispondente a un sentimento che c'è nel paese, è stata non organizzata, spontanea, se si chiedesse agli italiani di gridare bis lo griderebbero anche in piazza probabilmente. Poi c'è la volontà del presidente uscente, questa che va rispettata, ma il sentimento del paese, proprio per come Mattarella ha avuto un consenso crescente, è assolutamente quello. Giancarlo, ma tu c'eri alla prima della scala? Non sono stato invitato, e anche se fossi stato invitato, io ho un grande rispetto per la cultura, però sono cresciuto in una famiglia, mio padre era pescatore, mia madre operaia, e quando c'era la televisione qui della Scala, non so, in casa c'era un certo sentimento anti-Scala, no, snobistica superiorità morale. Qui su questo banco ci sono ferrovieri, io e lui, c'è tre baratre, i figli ferrovieri sono dappertutto, devo dire. E tu invece? Ah, vedi, classe media, ti toccava al Ministero della Cultura, evidentemente. Lucia, fammi fare soltanto due o tre ringraziamenti. Volevo ringraziare Alessio Pasquini, perché con lui ho elaborato tutto questo libro, e Lina Lini, senza la quale questo libro sarebbe uscito tra sei mesi, e Giuseppe, Cinzia, Arcangelo e Valerio, che mi hanno dato una mano importantissima per l'organizzazione, ovviamente la CAI e la Solferino, quindi anche il presidente Cairo. Poi per evitare, Mara, di fare come abbiamo fatto a Napoli, perché a Napoli abbiamo fatto la presentazione con Mara Lier e abbiamo iniziato, io ho detto non voglio salutare nessuno, poi ho iniziato a dire qualche nome per non fare brutta figura, ho detto tanti altri nomi e non finivamo più per mezz'ora, non ringrazierò nessuno, quindi solo per non fare gaffe, perché siete veramente tanti tanti amici, permettetemi solo di salutare il presidente del gruppo alla Camera Davide Crippa e la presidente del gruppo al Senato Mariolina Castellone, per tutti i parlamentari e le cariche istituzionali, e davvero di cuore grazie a tutti, a Lucia ancora per il suo compleanno, anche a Lucia Binanta che sarà direttrice dei giovani, auguri, e grazie al ministro Franceschini e al ministro Giorgetti, grazie. Sì, vabbè, ma è anche...